Ciao a tutti e benvenuti alla seconda lezione di karate. Oggi inizieremo l'allenamento con un esercizio di riscaldamento che si chiama Avasi no Kata. Piedi paralleli e 1. Le ginocchia sono leggermente piegate e la testa è abbandonata. 2. Rimaniamo un po' in posizione. 3. Unisco nel mezzo e senza staccare le mani da terra vado in questa posizione. E richiamo. 4. Ponte. E 5. Tira su i piedi. Vi potete aiutare tenendo le mani appoggiate a terra oppure potete levarle da terra e scendere piano. 6. Scivolo in avanti e ritorno nella posizione di prima. 7. Richiamo le gambe, possibilmente senza staccare le mani da terra, vado nella posizione del drago. 8. 9. Posizione del triangolo, guardandosi l'ombelico. 9. E afferro le caviglie e vado giù. 10. Molleggio un po' e piano piano torno su. Rimettiamo. 1. 3. Posizione del drago. 8. 9. E giù. E piano piano salire. Adesso proveremo a fare una versione un po' rivisitata di Avasi. 1, 2, 5 piegamenti, 1, 2, 3, 4, 5, via. Sette, otto, nove.
approfondite la posizione quanto sentite che potete andare. E dico, torno al centro e piano piano si chiude. Secondo esercizio, questa volta facciamo il movimento di preparazione al passo e pugno. Iniziamo, ci mettiamo in questa posizione. Quindi il peso è sulla gamba davanti e la gamba dietro è leggermente piegata. E facciamo 1, si unisce, e 2. 1, unisco e vado. Unisco e vado. Indietro adesso. 1 e 2 e 3 e di nuovo 1 2 3 1 2 3. Adesso proviamo a mettere il pugno. 1 2 3 indietro, 1 2 3 con respiro, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 e andiamo. Il terzo esercizio che vi propongo in questo allenamento invece è lo step successivo dell'esercizio precedente. Questa volta cosa andremo a fare? Andremo a scegliere il bersaglio, quindi può essere alto, medio o basso. Per cui ci mettiamo nella stessa posizione di prima e miriamo alto e si fa passo e pugno. Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso medio. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e infine basso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, di nuovo alto, via. 1, 2, 3, 1, 2, 3, medio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, basso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e via. Quarto e ultimo esercizio di oggi. Visto che prima abbiamo fatto gli attacchi, ossia i pugni, adesso impariamo a fare le difese in movimento. Partiamo sempre dalla stessa posizione e passo e parata alta, come vi ho fatto vedere nella prima lezione. Passo e parata. Passo e parata. Indietro, 1 e parata. 2 e parata. 3 e parata. Più veloce, 1 2 3 1 2 3 ancora più veloce, 1 2 3
facciamo la parata media. Uno, due, tre, uno, due, tre, più veloce ancora, uno, due, tre, uno, due, tre, ultima volta, uno, due, tre, uno, due, tre, e infine, ritornando in posizione, quella bassa, uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre, l'ultima volta più veloce, uno, due, tre, uno, due, tre, e via. Bene, per oggi abbiamo finito e mi raccomando, ripassate sempre queste tecniche di base, perché ovviamente nelle prossime lezioni saprete il perché. Grazie ancora e alla prossima!